La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo a 3 imputati dell'operazione antimafia Marna. Presentata ieri la lista Claudio Fava presidente, intanto proseguono gli incontri dei vari candidati alle inaugurazioni dei comitati elettorali. In Sicilia serve una legge entro aprile, il decreto di Monti dovrà essere recepito in questo modo in tutte le regioni a statuto speciale. È corsa contro il tempo, altrimenti scatteranno le sanzioni. Dalla Coldiretti arriva il grido d'allarme a causa dei tagli della spesa nelle tavole degli italiani. Nonostante problemi, la campagna amica della Coldiretti ogni sabato è sempre presente alla Villa Bonfiglio. Al via la 3 giorni di mostra d'arte contemporanea Grigento Arte. Ieri sera l'inaugurazione al Palazzo Congressi del Villaggio Mosè. C'è grande attesa per il derby di eccellenza tra Acragas e Raffadali e sfidarsi la prima contro la seconda. Cordiale benvenuto, gentili telespettatori, all'informazione di Agrigento TV. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Palermo a 3 imputati dell'operazione antimafia Marna. Si tratta dei siculianesi Calogero Bruno, 34 anni, Giuseppe Iacono, 75 anni e Roberto Renna, 33 anni. Seguiamo i dettagli nel servizio di Nino Ravanà. Gli atti del processo sono stati rimandati alla Corte d'Appello di Palermo, che ora dovrà rideterminare la pena riguardo però alla sola associazione mafiosa. I 3 siculanesi nel 2007 sono rimasti coinvolti nell'operazione Marna, che smantellò la rete di fiancheggiatori che era a disposizione durante la sua latitanza del boss empedoclino Gerlandino Messina. Processati con il rito ordinario, Roberto Renne, di 33 anni, è stato condannato a 8 anni di reclusione. 2 in meno rispetto alla pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Agrigento. Il 75enne Giuseppe Iacono, assolto in primo grado, è stato condannato a 7 anni di carcere. 4 anni di reclusione sono stati inflitti infine a Calogero Bruno, di 34 anni. Ora, dopo 5 anni, il processo è da rifare e il destino dei 3 imputati ritorna nelle mani ancora una volta della Corte di Appello di Palermo. Per gli altri coinvolti nel processo Marna, i giudicati con il rito abbreviato, 3 anni e 4 mesi di reclusione sono stati inflitti a Maurizio Di Gati, ex capomafia oggi collaboratore di giustizia, 5 anni a Pasquale Di Salvo, 5 anni a Bruno Doria, 5 anni a Gerlando Gucciardo, 6 anni a Francesco Gucciardo di Siculiana, 4 anni e 6 mesi a Francesco Gucciardo di Real Monte, 5 anni a Calogero Iacono, 7 anni, 6 mesi e 10 giorni a Carmelo Infantino, 5 anni e 4 mesi a Vincenzo Mangiapane, 7 anni e 8 mesi a Giovanni Putrone, 4 anni e 4 mesi a Martino Vitello e 5 anni a Pasquale Vitello. Nei giorni scorsi il GUP di Palermo, Guglielmo Ferdinando Nicastro, ha assolto l'ex sindaco di Siculiana, Giuseppe Sinaguglia, il funzionario comunale Luigi Meli e l'ex dirigente dell'ufficio tecnico Pasquale Amato. L'operazione Marna, condotta dalla squadra mobile di Agrigento e dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, consentì anche di smantellare le cosche mafiose che operavano tra Porto Empedocle, Real Monte e Siculiana, la cui attività principale era quella di chiedere il pizzo a commercianti e imprenditori. Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri che ha visto coinvolti 2 camion, uno dei quali con rimorchio che trasportava una pala meccanica e un'autovettura Fiat 600 con alla guida una giovane ventenne di Agrigento, Valentina Laimo. Tanta paura, ma alla fine nulla di grave. Un incidente stradale, quello di ieri pomeriggio in via Salvatore Scifo, l'arteria di collegamento tra Contrada Fondacazzo e la strada statale 118 nei pressi della galleria per Raffadali, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Ma per fortuna, nonostante l'incidente sia stato particolarmente spettacolare, non sono stati riportati danni seri per gli occupanti dei mezzi. Il bilancio finale è stato di 2 lievi feriti, dunque solo tanta paura, ma i danni sono stati ingenti. L'incidente sarebbe dapprima avvenuto tra i 2 mezzi pesanti che, tamponandosi, avrebbero successivamente schiacciato la Fiat 600 con alla guida una ventenne tra il guardrail e uno dei camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, 2 ambulanze, gli agenti della polizia locale e gli operatori dell'ANAS. I carabinieri di Agrigento hanno eseguito la notte scorsa una serie di perquisizioni in alcune abitazioni dell'avvocato Giuseppe Arnone. Il controllo ha riguardato la residenza estiva di San Leone, lo studio legale e la casa invernale di Arnone in via Minerva. Al termine sono stati sequestrati il computer dello studio e i computer in uso ad Arnone e i suoi familiari e documenti relativi al procedimento penale che vede attualmente Arnone imputato
imputato di tentata estorsione ai danni di Maria Grazia Di Marco. L'azione è stata disposta dal pubblico ministero Andrea Maggioni. Un'analoga perquisizione è stata effettuata anche nell'abitazione della signora Di Marco. Ed in merito alla perquisizione in casa Arnone sentiamo l'intervento dell'avvocato. Vediamo. Avvocato Arnone, le sue case questa notte sono state perquisite dai carabinieri. Lei è rimasto abbastanza sorpreso da tutto questo? Sorpreso, ma appare ironia, quasi soddisfatto. Perché nella drammaticità della violenza di vedere 10 carabinieri con estremo garbo e signorilità effettuare la perquisizione di casa mia, della mia villa dove dimoro attualmente e del mio studio, ho potuto apprezzare orgogliosamente da padre qual è la tempra di mio figlio, che a questi fatti ha reagito da uomo con grande equilibrio. E anche, ma lì per me non era una sorpresa, la pasta, diciamo, della donna che divide con me la vita. Certo è traumatico vedere la propria suocera, 82enne, svegliata alle 4 di notte dai carabinieri. È un'iniziativa giuridicamente priva di qualsivoglia fondamento, adottata dal sostituto procuratore, dottor Maggioni, che cercava una cosa che stamattina gli avrei portato io, ma gliel'avrei portata io di mia sponte. Cercava la memoria con le domande che io ho fatto avere ieri sera all'avvocato Faro e alla signora Di Marco, le domande alle quali dovrà rispondere la signora Di Marco all'udienza di lunedì. Già a luglio io avevo depositato preventivamente a disposizione della signora Di Marco le mie domande presso il GUP Zammuto. La Di Marco è parte offesa, ha diritto ad accedere al fascicolo. Ora, poiché è mio interesse tutelare la signora Di Marco, perché è mia amica, attualmente la difendo in importantissimi procedimenti penali, ritenevo opportuno fornirgli il riassunto dei temi sui quali lei sarebbe stata escussa, senza risposte preordinate, ma semplicemente le consecutio e quello che vi è agli atti del processo, che poi è raccontato dal mio libro. Da questo gesto, che da avvocato cassazionista ritengo assolutamente legale dal punto di vista penale, ne è nata una incredibile imputazione di tentativo di corruzione e una persecuzione, e una, scusate l'espressione, perquisizione notturna appunto alle 4 di notte. Poi hanno intercettato il mio telefono, evidentemente, perché io avevo detto alla Di Marco che le avrei inviata le mail. E poi evidentemente sono al corrente di rapporti amicali tra me e la Di Marco, sempre per via telefono, perché la signora mi chiedeva dei consigli rispetto al rapporto con la banca presso la quale gli avevo fatto aprire un video e mi poneva un suo problema relativo al rifacimento degli ammortizzatori della sua auto necessari per fare la revisione. Ma non sono discorsi che si fanno tra corrotti e corruttori, sono discorsi che si fanno tra buoni amici. Un centinaio di migranti ospiti del centro di accoglienza di Lampedusa è salito su una collina per protestare chiedendo di essere trasferito. Il gruppo è composto dagli extracomunitari giunti nelle ultime settimane. Tra questi ci sono i sopravvissuti al naufragio del 6 settembre scorso e 74 immigrati sbarcati l'altro ieri. Deve scontare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per violenza privata, sequestro di persone e violenza sessuale su 2 minori. Riconosciuto definitivamente colpevole, il pensionato Antonino Marchetta, 75 anni, di Cattolica Eraclea, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo le formalità di rito, l'anziano è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.
Il furto di oltre 700 metri di cavi di rame lungo la linea ferroviaria ha causato per tutta la giornata di ieri ritardi compresi tra 20 e 40 minuti per una ventina di treni in provincia di Agrigento. I cavi rubati sono necessari al funzionamento dei sistemi per il controllo della circolazione sui tratti di linea tra Agrigento, Bassa e Campofranco e tra Gela e Donna Fugata. La regolare circolazione dei treni è ripresa questa mattina. Ignoti ladri hanno rubato due campane in bronzo collocate sul lato destro dell'ingresso centrale del cimitero comunale di Porto Empedocle. A scoprire il furto è stato il custode che ha chiamato i carabinieri. Gli autori hanno avuto tutto il tempo di staccare le campane dal supporto, caricarle su un furgone e darsi alla fuga. È stato il licenziamento dell'ematologo Lillo Ciaccio, avvenuto nell'aprile del 2007 da parte dell'azienda ospedaliera Giovanni Paolo II di Sciacca. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale Saccense, che ha condannato l'ASP di Agrigento a pagare al medico un risarcimento danni di 493.000 euro. Il Tribunale ha quindi riconosciuto il danno d'immagine professionale. Ciaccio era stato coinvolto in un'inchiesta sulla gestione della banca del cordone ombelicale di Sciacca. Il Tribunale di Palermo ha condannato l'assessorato regionale del lavoro al pagamento di 450.747 euro alla società AEC SRL di Licata, impegnata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento, generi e prodotti alimentari. La vicenda risale alla fine degli anni 90, quando, a seguito di un controllo dell'Ispettorato del Lavoro, l'assessorato regionale del lavoro rigettò l'istanza della società presentata per ottenere contributi. A distanza di anni, il Tribunale Civile di Palermo ha accolto le richieste avanzate dall'avvocato Girolamo Rubino nell'interesse della società AECSRL. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Ottavio Mosti, ha condannato due dei cinque imputati, tutti di Porto Empedocle, chiamati a rispondere di varie ipotesi di truffa. 5 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione sono stati inflitti a Gerlando Spampinato, di 42 anni, 3 anni, 2 mesi e 15 giorni di carcere a Salvatore Borsellino, di 32 anni. Assolti invece Calogero Volpe, 63 anni, Egidio Noverati, 64 anni, e Pietro Marchica, di 42 anni. I fatti risalgono nel periodo compreso fra il 2004 e il 2007. Secondo l'accusa, i cinque empedoclini avrebbero utilizzato delle carte di credito rubate per effettuare acquisti nei negozi. Noi ci fermiamo per qualche istante, arriva la pubblicità. Al rientro, un'ampia pagina dedicata alla politica. Tra poco. PD Atletico Agrigento e Juventus Academy ti fanno giocare sul serio. È un modo per lavorare e per insegnare metodologia di allenamento e di divertimento Juventus nell'educazione, nella tutela dei minori. Juventus National Academy 2012, la scuola calcio per i professionisti di domani. La qualità degli istruttori, la supervisionati dai nostri tecnici del settore giovanile, credo che possano fornire veramente degli insegnamenti sotto ogni punto di vista. Iscriviti ed avrai tanti gadget firmati Juventus. Gli allenamenti sono previsti per martedì, giovedì e venerdì pomeriggio presso il Cocco Soccer Club. A maggio la categoria 2000-2001 parteciperà all'Academy Cup, un torneo nazionale sul campo della Juventus Stadium. Le lezioni iniziano a settembre. Che aspetti? Scuola di danza classica e moderna diretta dall'insegnante Simona Attanasio. Diplomata alla Royal Academy of Dance di Londra, comunica la riapertura dei corsi di danza. Danza classica, moderna, danza contemporanea, modern jazz e hip hop, con l'insegnante Alosha, ex testimonial Nike. La scuola è sede di esami della Royal Academy of Dance di Londra, dai livelli primari al conseguimento del diploma rilasciato dall'Accademia e riconosciuto a livello internazionale. Stage, organizzazione, spettacoli, laboratorio. Ad Agrigento scegli la danza nelle sedi di Via Imera 45 Agrigento e in Via degli Eucalipti 11 Villaggio Mosè.
Ad Agrigento, una scuola di musica per coltivare il tuo talento e fornire una preparazione preaccademica che permetta l'ammissione ai corsi di alta formazione artistico-musicale. La scuola ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Bellini di Caltanissetta. Sono aperte le iscrizioni per tutti gli strumenti e per la classe di canto lirico. Le prime due lezioni gratis per conoscere insegnanti altamente qualificati. Scuola di Arte e Musica, via Pietro Nenni, Agrigento. Telefono 0922 55 60 61. Castello Chiaramonte, dove sposarsi è magia. Dal 1961 San Martino, 50 anni di esperienza nella scelta delle aziende leader per qualità e serietà. Da San Martino, origine certificata delle carni. Salumi senza glutine, senza lattosi. Formaggi locali e nazionali DOP, vini e liquori siciliani. Gastronomia e prodotti tipici locali San Martino. 50 anni di esperienza nella scelta delle aziende leader per qualità e serietà. San Martino, dal 1961. In via Pirandello 24 ad Agrigento. Telefono 0922 29 875. È giovane, è affascinante, è coinvolgente. È AGTV. Per la vostra pubblicità su AGTV, telefonate allo 0922 59 67 22. AGTV, la TV con la A maiuscola. AGTV, ripartite con noi e ripartiranno i vostri affari. Riprendiamo la nostra informazione dalla politica. È stata presentata ieri la lista provinciale Claudio Fava presidente. 7 soggetti rappresentativi dei diversi partiti della sinistra che sostengono la candidatura alla presidenza di Giovanna Marano. C'è un servizio di Toto Frequente. Insieme tutti i partiti della sinistra siciliana, il loro simbolo riporta il nome Claudio Fava presidente, ma le vicissitudini burocratiche li portano oggi a sostenere alla presidenza Giovanna Marano. Ieri ad Agrigento è stata presentata la lista provinciale in corsa in questa competizione elettorale. Il progetto Fava continua lo stesso, perché tanto che Fava fa campagna elettorale per la lista che porta il suo nome, e il progetto di Claudio Fava continua, nonostante lui non sia candidato, ma Marano la rappresenta degnamente, perché è un rappresentante della classe dei lavoratori e non è un sindacalista che sta seduta sulla poltrona o sulla scrivania, ma un sindacalista del territorio in difesa dei diritti dei lavoratori, una cosa ben diversa. Oltre a Lillo Micichè corrono anche Carmelo Avarello, Emanuele Schembri, Vincenzo Guirreri, Giuseppina Ancona, Paolo Campo e Maria Francesca Muscarella, tutti presenti ieri alla presentazione, soggetti rappresentativi di diversi comuni della provincia. È una lista fatta da persone oneste, competenti, coerenti, una lista fatta da professionisti e da persone che vivono la società, che sta in mezzo alla società e non sono politici di professione. Nessuno è politico di professione, ma neanche io sono politico di professione. Io sono politico, ma non di professione, una cosa ben diversa. E come si nota, è entrata nel vivo la campagna elettorale. Ad Agrigento sono oltre 100 i candidati in corsa per i 7 posti all'ARS. Elezioni che si tengono in un contesto particolare tra le proteste di molti cittadini, soprattutto giovani. Su questo argomento sentiamo l'opinione dell'europarlamentare del PDL Salvatore Iacolino, anche lui candidato all'ARS. In questo momento respiriamo un po' un'aria di malcontento generale, abbiamo visto nei telegiornali nazionali che molti giovani hanno bruciato le tessere elettorali. Quali motivazioni possiamo dare soprattutto ai giovani per andare a votare e scegliere davvero il governatore della Sicilia, il nuovo presidente e tutte le persone che faranno parte del suo staff? Beh, intanto negarsi il diritto ad esercitare il consenso con il voto è, secondo me, un errore imperdonabile. Se i giovani pensano di cambiare la classe dirigente non andando a votare, non hanno fatto una scelta seria e concreta. Invece bisogna
guardare alle persone, guardare alla serietà delle persone, alla storia di ciascuno, a ciò che nel tempo queste persone che offrono la propria candidatura vogliono realizzare. La Sicilia è in un momento di straordinaria crisi, lo abbiamo detto più volte, c'è un problema reale di occupazione, mancano le infrastrutture, vi è stato un governo scellerato che ha fatto disimpegnare alla Sicilia ingenti risorse legate ai fondi cosiddetti strutturali. Il cambio di passo è scegliere con oculatezza e con intelligenza quelle candidature che possono essere messe al servizio della Sicilia. Il vero tema è che ci vuole un governo forte, un governo autorevole che risolvi gli annosi problemi della comunità siciliana, che guardi all'Europa e nel contempo attraversi realmente lo sviluppo concreto delle attività, sburocratizzando una serie di attività che richiedono decine di autorizzazioni, semplificando le procedure, guardando ai giovani talenti, offrendo percorsi innovativi anche attraverso la ricerca, anche attraverso l'innovazione, anche attraverso un confronto più forte fra le università e l'accesso al mercato del lavoro. Il Partito Democratico scende in campo in questa tornata elettorale ricandidando i tre uscenti supportati da altri quattro soggetti del partito. Tra questi ci riprova il sindaco di Raffadali, Giacomo Di Benedetto. Ascoltiamolo al microfono di Gabriele Modei. Al via la campagna elettorale, nuove alleanze per nuovi progetti per la Sicilia. Un sindaco che crede nella rinascita della nostra terra siciliana. Questo sicuramente, si tratta di mettere in piedi una svolta per questa nostra terra, per un governo e un'assemblea regionale in grado di affrontare concretamente e realmente i problemi della Sicilia. Noi non possiamo permetterci, con la disoccupazione, la crisi che c'è, di tenere miliardi di euro congelati e non spesi, e mi riferisco ai fondi europei, si è speso solo il 12%. Da lì trae anche, come dire, la mia non condivisione dell'alleanza che in passato si era fatta con Lombardo, perché un conto erano le norme votate dall'Aula, norme anche positive, mi riferisco all'aspetto della riforma elettorale, mi riferisco alla legge sui rifiuti, mi riferisco a una serie di normative che il governo non è riuscito a rendere operanti e a rendere patrimonio e possibilità di migliorare lo stato delle cose in Sicilia. Quindi un governo che non è stato un buon governo per questa terra. Io sono contento che oggi il Partito Democratico per intero si renda conto che la prosecuzione di un'alleanza con Lombardo è stata una cosa sbagliata. Eravamo solo tre deputati sull'intero gruppo che avevamo questa posizione, e l'aver tenuto ferma una posizione politica, pur come dire, poi votando secondo disciplina di partito, è servito anche a tenere una posizione politica che è diventata patrimonio complessivo del Partito Democratico. Questa mattina in Viale Cannatello il deputato nazionale Vincenzo Fontana ha inaugurato il suo comitato elettorale. Anche lui infatti è candidato nella lista del PDL in provincia di Agrigento. Seguiamo l'intervista di Gabriele Modei. Entra nel vivo la campagna elettorale da Roma alla Sicilia, sicuramente trova una regione disastrata, quindi la politica adesso avrà un ruolo molto importante. Quali sono i suoi punti cardini, ma soprattutto qual è la medicina che lei pensa di poter adottare per risolvere quelli che sono i mali della nostra regione, ma anche della nostra provincia di Agrigento? Ma intanto io mi candido all'ARS proprio perché intendo ritornare nel territorio dopo la mia lunga esperienza di amministratore locale. Sia il mio partito, i vertici del partito, il nostro segretario nazionale Angelino Alfano, ma tanti quadri dirigenti, consiglieri provinciali mi hanno spinto ad affrontare questa nuova esperienza, e lo faccio di buon grado perché capisco che il momento è difficilissimo, ma mi rendo conto che oggi io posso metterci la faccia, insomma, nonostante il momento sia veramente difficile, nonostante il vento dell'antipolitica, e lo posso fare grazie alla mia storia personale. La mia storia personale è fatta di coerenza, di onestà, di correttezza, di aver servito la comunità, la gente, insomma, quindi di essermi prodigato nell'interesse della comunità.
quindi credo che queste siano le migliori credenziali oggi che posso offrire agli elettori. E tra l'altro il progetto di Nello Musumeci, che è un progetto assolutamente ambizioso, ma anche questo fatto di grande correttezza e di onestà, perché è una persona veramente per bene che si può presentare ai siciliani senza scheletri nell'armadio, una persona che è schietta, onesta intellettualmente. Domani al CineAstor di Agrigento è in programma la convention elettorale per cambiare in meglio, a sostegno del candidato UDC all'Assemblea regionale siciliana Lillo Firetto. La manifestazione inizierà alle 10.30. Bisognerà attendere la giornata di lunedì per conoscere il quadro definitivo delle liste dei candidati in corsa in provincia di Agrigento. Sono state fissate per dopodomani infatti le udienze per i due ricorsi presentati al TAR dal Movimento dei Forconi e dal candidato del Partito dei Siciliani, Angelo Rinascente, esclusi dalla competizione elettorale dall'ufficio circoscrizionale del Tribunale di Agrigento. In Sicilia serve una legge entro aprile. Il decreto di Monti dovrà essere recepito in questo modo in tutte le regioni a statuto speciale. È corsa contro il tempo, altrimenti scatteranno le sanzioni. Valentina Laimo. Taglia i costi della politica, il governo fa sul serio, o almeno così sembrerebbe. Dopo il diluvio di scandali che ha messo come non mai sulla graticola gli enti locali, in particolar modo le regioni, Mario Monti ha varato le nuove pesanti misure taglia sprechi. Le novità introdotte dal governo sono dirette a tutti i livelli di governo, dalle regioni ai comuni, passando per le province. La finalità della politica del governo è quella di riportare sotto controllo i conti, in primo luogo degli enti locali, che secondo gli ultimi resoconti disponibili hanno maturato solo nelle istituzioni regionali un deficit di 200 miliardi. Alla Sicilia, regione a statuto speciale, servirà una legge ad hoc entro il prossimo mese di aprile, altrimenti scatteranno le sanzioni. Stop all'80% dei trasferimenti erariali e al 5% dei fondi per la sanità, fino allo scioglimento dell'assemblea e dei consigli regionali. Una corsa contro il tempo, tenuto conto che nell'isola si vota il 28 ottobre e che dunque tra composizioni delle commissioni parlamentari e altri adempimenti solo a fine anno probabilmente il Parlamento siciliano sarà nel pieno delle funzioni. 6 mesi è dunque il tempo concesso dal decreto Monti alle regioni autonome per adeguarsi ai tagli, ma per la Sicilia non sarà un percorso facile. Alcune misure potranno essere inserite in un testo ordinario, per altre, come la riduzione dei componenti di giunta, bisognerà avviare l'iter di modifica costituzionale, in quanto il numero di assessori è stabilito dallo statuto, per cui sarà necessaria una legge voto con la doppia lettura in Camera e Senato. Tempi più lunghi invece per la riduzione da 90 a 70 del numero dei deputati regionali. Camera e Senato hanno dato il primo ok alla legge voto. Fra 3 mesi la norma tornerà nei due rami del Parlamento per l'approvazione definitiva. Applicazione nel 2017. A vigilare sulle spese degli enti locali sarà la Corte dei Conti. In particolare, qualora la magistratura contabile dovesse ravvisare usi impropri delle finanze conferite agli organi pubblici, ne potrebbe immediatamente disporre la decurtazione fino all'80% del totale. Proprio la questione relativa al controllo da parte della Corte dei Conti appare complessa per la Sicilia perché lo statuto non lo prevede. Il presidente dell'ARS Francesco Cascio nei giorni scorsi ha proposto che siano società specializzate a certificare i conti del Parlamento. Analogo il discorso per la certificazione delle spese dei gruppi parlamentari. All'ARS i gruppi sono associazioni di diritto privato e gestiscono in modo autonomo contributi per 12,5 milioni di euro l'anno. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. L'informazione di Agrigento TV ritorna tra poco. Macelleria Eugenio Catania, la sapienza per le carni genuine pregiate direttamente nelle vostre tavole a prezzi davvero convenienti. Alcuni esempi: ali di pollo 99 centesimi, petto di pollo 5,49 euro, cosce di pollo 1,99 euro, costolette di maiale 3,49 euro, salsiccia 3,99 euro, tritato scelto 3,99 euro, costato di vitello 6,99 euro, agnello e capretto da latte 7,49 euro. Si accettano buoni pasto. Macelleria Eugenio Catania, via dello Sport numero 8, Porto Empedocle, zona Mercato. Telefono 0922 63 43 88.
Asilo nido, baby parking, gioco mondo. Ad Agrigento, un punto di riferimento importante al servizio dei bimbi e delle famiglie. Asilo nido con mensa interna, servizio pre e post scuola, baby parking. E da ottobre, il martedì e il giovedì pomeriggio, baby lab, laboratori per bimbi fino a 5 anni e spazio mamma bimbo. Aperti anche il sabato mattina. Gioco mondo, in via Seneto 77, Agrigento, telefono 0922 25098. Vi aspettiamo, grandi e piccoli. Dove trovare tutto ciò che fa grande una cartoleria? No lì, ma qui. Ad Agrigento, il vero punto di riferimento per i vostri acquisti di cancelleria, fax, ricariche telefoniche e fotocopie. Offerte speciali inizio scuola, zaini a partire da 9,90 euro. E ancora, fino a inizio scuola, con ogni zaino in regalo una confezione di quaderni a scelta in omaggio. Cartoleria No lì, ma qui, convenzionato con l'Università degli Studi di Agrigento, è in via Dante 241, di fronte scuola elementare Don Bosco, telefono 0922 40 12 78. Maiorca Showroom presenta Trunk Show, collezione sposa 2013, un programma di esclusivi eventi in cui potrete ammirare le nuove collezioni alta moda sposa delle più esclusive griffe al mondo. Calendario eventi di ottobre: domenica 7 Pronovias, domenica 14 Simbeli, domenica 28 Mia Collection. Gli eventi si terranno dalle 18.30 presso lo showroom del Villaggio Mosè. Info 0922 60 85 46. Agrigento Arte, segnali del tempo 2012. Ottava mostra internazionale dell'arte moderna e contemporanea. Agrigento, Pala Congressi, 5, 6, 7 ottobre 2012, ingresso libero. Una struttura elegante, efficiente e comoda è immersa nel verde. Da Villa Diodorus c'è tutto ciò che serve per trascorrere i momenti migliori nel comfort e nella socializzazione. La residenza è situata a Favara ed è aperta a tutti quegli anziani ospiti che amano la tranquillità del posto, l'assistenza specializzata, i servizi d'alto livello e il contatto con la natura. A Villa Diodorus viene curato ogni dettaglio e le prestazioni alberghiere si fondono armoniosamente con quelle socio-assistenziali. Vieni a trovarci per capire da vicino la qualità di Villa Diodorus. Telefono 0922 4372 03. Piano Gatta, un luogo di pace e quiete a pochi chilometri dalla città. Sono Salvatore Danna, amministratore unico della Europa Costruzioni. Il cimitero è un luogo di riferimento, è un luogo sacro, è il luogo dove portiamo i nostri cari una volta che vengono a mancare. Vi aspettiamo a Piano Gatta per discutere, per conoscerci, per farvi visitare il cimitero. Piano Gatta, un luogo di preghiera e di meditazione, un'opera importante per la città e i cittadini. Un nuovo appello d'azione dall'Associazione Aronne per un vero gioiellino peloso. Billy, incrocio volpino di media taglia di soli 2 anni, ha tutte le qualità per essere il tuo cane. È perfettamente sano, giocherellone, vivace, affettuoso, una vera esplosione di dolcezza e allegria. Billy aspetta solo te, arricchisci la tua vita con l'amore del piccolo Billy. È giovane, è affascinante, è coinvolgente, è AGTV. Per la vostra pubblicità su AGTV, telefonate allo 0922 59 67 22. AGTV, la TV con la A maiuscola. AGTV, ripartite con noi e ripartiranno i vostri affari.
Rieccoci in studio. Dalla Coldiretti arriva il grido d'allarme a causa dei tagli della spesa nelle tavole degli italiani. Da meno 7% del latte a meno 5% di olio e ortaggi. Nonostante questi problemi, la campagna amica della Coldiretti ogni sabato è presente alla Villa Bonfiglio di Agrigento per soddisfare le esigenze dei consumatori, cercando di incentivare gli acquisti ed abbattere la crisi. Gabriello Modei. La crisi svuota il carrello della spesa con il crollo degli acquisti degli alimenti provenienti dal settore agricolo. L'aumento vertiginoso dei costi fiscali, della benzina e della scarsità delle piogge, segnala la Coldiretti, ha scombussolato i budget delle famiglie e degli addetti ai lavori, facendo crollare i consumi. Per incentivare il commercio dei prodotti nostrani ad Agrigento, alla Villa Comunale, si tiene un vero e proprio festival all'aperto dei cibi, delle tradizioni e del valore dello star bene insieme, organizzato da Campagna Amica e Coldiretti. Coltivatori, allevatori e pastori provenienti dalle campagne di tutta la provincia espongono i loro prodotti rispondendo alla richiesta dei cittadini nonostante la crisi. Noi stiamo vivendo male il problema e la crisi la sentiamo. Grazie a questa iniziativa si sta respirando un po' di ossigeno in più rispetto al comune. Però i problemi ci sono, perché adesso si ci aggiunge pure la crisi idrica, che non piove da parecchio tempo, che facciamo soccorso all'irrigazione, al consorzio Agrigento 3 nella nostra zona, io sono di Sciacca, e quindi grazie al consorzio riusciamo a mettere queste cose, però le spese ci stanno aumentando parecchio e i nostri prodotti vengono venduti sempre allo stesso prezzo grosso modo, quindi abbiamo difficoltà enorme alla fine a fare il reddito. Campagna Amica è anche un modo per promuovere e valorizzare i prodotti della terra siciliana. Abbiamo anche delle richieste di persone che magari vengono dalla Puglia, da alcune zone, e ci richiedono le puntarelle, e noi l'abbiamo messo in produzione, riusciamo ad accontentare tanta gente che magari non li trovava da anni in questa zona. Come per esempio quest'anno abbiamo portato il pomodoro nero. L'abbiamo visto sul catalogo, l'abbiamo messo in produzione e tanta gente lo sta provando perché è un pomodoro buonissimo, è ricco di proprietà antiossidanti, antidegenerativi. Chi lo prova rimane contento e lo acquistano con felicità. Dieta mediterranea appunto, allora, per l'ottima salute. Sì, sicuramente, questa è la dieta mediterranea per l'ottima salute, anche perché portiamo delle verdure che sono raccolte la sera prima dell'esposizione alla vendita. E quindi un prodotto che è più fresco di così, anche le lattughe sono l'ultimo momento prodotti e raccolti. La gente apprezza principalmente questo tipo di iniziativa perché ci dà riscontro. Al via la 3 giorni di mostra d'arte contemporanea Agrigento Arte. Ieri sera l'inaugurazione al Pala Congressi del Villaggio Mosè. Vediamo. Aperto e battenti ieri sera al Palacongressi del Villaggio Mosè, l'ottava edizione di Agrigento Arte, la mostra d'arte internazionale contemporanea che unisce ogni anno numerosi pittori in un confronto artistico a 360 gradi. Dopo i successi registrati negli scorsi anni, anche nell'edizione 2012, un appuntamento davvero interessante che offre ai visitatori tutti gli elementi dell'arte con la A maiuscola. Sono particolarmente soddisfatto per la qualità che sono riuscito a racimolare e a far arrivare ad Agrigento. Due mostre collaterali molto importanti, molto belle, uno di Enzo Intaco, il presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, che fa un omaggio a Empedocle con dei pezzi meravigliosi che partono anche dagli anni 70, molto bella. Un'altra collaterale importante è quella di Ercole Pignatelli. Sono diverse gallerie. Una manifestazione che pone l'arte al centro delle manifestazioni agrigentine, momento particolarmente importante perché si incontrano diversi mondi della pittura, diversi stili, ed è una mostra che dura 3 giorni di grande impatto sociale. Un'occasione straordinaria essere qui e confrontare questa realtà pittorica con quelle del resto dell'Italia e vedervi qui riuniti sostanzialmente poli diversi, pitture totalmente diverse che però hanno in comune questa passione per la pittura che esce e si allontana dalle stravaganze del mercato e che è ancora capace
al di là di forme e contenuti diversi, di emozionare profondamente. Agrigento Arte è riservata ad artisti, associazioni e gallerie, nonché a case editrici ed enti che operano in settori attinenti alla natura della manifestazione e sarà visitabile fino a domani sera. Si chiama Siciliano Suono ed è una band composta quasi totalmente da agrigentini. Suonano insieme dal 2009 e oggi hanno presentato il loro primo lavoro discografico, un album dal titolo Sirocco. C'è un servizio di Toto Frequente. C'è la Sicilia ma anche tanta influenza dei suoni del Mediterraneo, come un vento che arriva dalla calda Africa richiamando suoni, culture ed essenze diverse. C'è tutto questo in Sirocco, l'album d'esordio dei Siciliano Sono. Esce il nostro primo album finalmente dopo tanti sacrifici, tanto lavoro speso per questo disco, Sirocco, che è la traduzione in turco di Scirocco. Ovviamente è un CD molto solare, un album molto solare, delle tracce, sono 10 tracce che rappresentano un po' la nostra terra e musicalmente rappresentano anche il nostro il Mediterraneo, il nostro mare, il nostro sole, e così come anche rappresenta i problemi di giovani siciliani che purtroppo non riescono a trovare lavoro, raccontano anche queste storie. Quasi tutti sono agrigentini e le loro sonorità spaziano dal reggae al latin, passando dallo ska fino al pop, offrendo così un variegato dipinto di colori e solarità. Il più bel brano è Canto, modestamente, è una traccia che più che altro è un inno alla musica. Noi abbiamo inteso questo brano come l'abbiamo impersonificato come una persona, quindi dedicata a questa persona, al canto, tutto l'amore che noi versiamo per la musica. Non mi sento male con te vicino, vedo il sole che non c'è. Uno specchio dell'isola, ma anche delle numerose difficoltà di essere giovani in Sicilia, ma con tanta voglia di riscatto. Domani alle 16, in occasione della festività dedicata a San Francesco, ci sarà, come ogni anno, la benedizione degli animali nella chiesa all'aperto di San Leone, nella traversa di fronte alla farmacia. Per l'occasione l'associazione Aronne offrirà agli animali presenti biscotti e tanto altro ancora. Oggi alle 19 al Belvedere del Circolo del Tennis di Agrigento si terrà il concerto di apertura della seconda edizione di Il Tennis incontra la musica. L'evento si propone di allargare l'offerta culturale legata alle normali attività dello storico Circolo Agrigentino sulla scia del successo ottenuto lo scorso febbraio, quando il duo formato dalla pianista agrigentina Rita Capodicasa e dal clarinettista Roberto Sacca ha riscosso un notevole successo di pubblico. Questa sera alle 20:30 Preti a Sud, programma di TV 2000, arriverà a Favara per seguire da vicino Don Mimmo Zambito e il suo lavoro educativo nell'impegno per la legalità. Preti a Sud raccoglie le voci e la testimonianza di chi è impegnato nella gestione dei beni confiscati alle cosche e poi i volti del disagio sociale accentuate dalla dura crisi economica. L'associazione culturale Mimesis, col patrocinio del comune di Raffadali, dà il via alla prima edizione del concorso di pittura estemporanea Mimesis Arte, che si svolgerà a Raffadali domani dalle 9 alle 18. Il concorso prevede l'esecuzione di un'opera artistica il cui tema dovrà essere interpretativo di elementi legati alla cultura locale, da realizzarsi in estemporanea lungo la via nazionale, con la partecipazione di artisti locali dei paesi vincitori. Alle 20:30 poi nella biblioteca comunale si procederà alla premiazione di tutti gli artisti in gara. Questa sera e domani a Favara si svolgerà la manifestazione Favara Storia nella Musica. Saranno numerosi musicisti che si esibiranno sul palco in un viaggio nella musica degli anni passati della città. C'è un'intervista di Salvatore Fazio.
dei giorni di musica con gruppi e cantanti che hanno fatto la storia musicale di Favara. Potranno partecipare per esprimersi sul grande palco Storia della Musica tutti coloro che si rispecchiano nella storia musicale di Favara dai tempi antichi sino ai nostri giorni. Perché questa mostra fotografica? Una mostra fotografica per portare alla luce tutti i ricordi indelebili dei gruppi musicali di un tempo che erano le icone di una volta e che ancora sono nei ricordi dentro di noi. Oltre alla mostra fotografica anche un importante evento, due grandi concerti. Due grandi concerti invece per quanto riguarda un incontro d'arte legato allo splendore della musica che nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere la creatività degli artisti, con attenzione particolare ai gruppi giovani e meno giovani, artisti di diverse generazioni che per uno scambio di emozioni, uno scambio di note, uno scambio di idee, questo è quello che si vuole realizzare. E poi c'è anche un aspetto legato anche all'organizzazione di questa manifestazione, un evento... L'organizzazione, che dire, l'evento si sta realizzando con grande difficoltà, ovviamente sacrifici e sforzi economici per mantenere la promessa fatta dall'Accademia Palladium, un grande evento storico musicale. Le istituzioni pubbliche in un primo momento si erano impegnate a contribuire economicamente alla manifestazione, ma purtroppo non è stato possibile per lo stato di difficoltà in cui oggi versano. Sarà presentato lunedì prossimo il progetto di recupero sul fondale marino tra Agrigento e Porto Empedocle del relitto di un aereo da guerra BR-20 di fabbricazione Fiat da parte del comune di Porto Empedocle e dalla Fondazione Agire Insieme. Dalle 11.30 nell'Hotel dei Pini di Porto Empedocle saranno presenti sia il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, che il presidente della Fondazione Salvatore Moncada, i quali illustreranno i dettagli dell'operazione Cicogna, così chiamata dal nome attribuito a questo tipo di velivolo. Il BR-20, caduto in mare tra la fine degli anni 30 e l'inizio del secondo conflitto bellico mondiale, apparteneva ad un modello prodotto da Fiat dal 1936 fino al 1945 e articolato in diverse sottoversioni. Adesso passiamo allo sport, facciamo un panorama di calcio con Carmelo Lentini. In Serie D turno casalingo per il Ribera di Totò Bruculeri, che dopo la vittoria con la CR Messina cerca altri tre punti importanti. Avrà di fronte il forte Ragusa, ma se la squadra giocherà con la stessa intensità vista a Cosenza, l'impresa è raggiungibile. Discorso diverso per il Licata di Giuseppe Balsamo, che cerca riscatto sul campo del comprensorio normanno. Non sarà facile, ma nulla è stato scritto e la rabbia gialloblu è davvero tanta. Infine difficile trasferta per la Nissa in piena crisi tecnica e societaria, che ad Agropoli c'è all'attente una squadra molto arrabbiata dopo la sconfitta esterna di Ragusa. La quinta giornata di eccellenza propone alcune gare che potrebbero delineare l'alta classifica. Occhi puntati su Raffadali Akragas, ma anche su Camarat Alcamo e Mazara Monreale. Chi vince ha la possibilità di allungare. Si tratta di partite dall'esito incerto che non mancheranno sicuramente di riservare delle sorprese. Ai futuri risultati della giornata guardano con particolare attenzione Atletico Campofrango e San Giovanni Gemini. In promozione, sotto i riflettori, il match del Carlotto a Bordonaro, dove i ragazzi di Alberto Licata si troveranno dinanzi il forte Città di Terrasini. Doppio derby agrigentino a Favara, dove si rinnova la gara con l'Aragona, e a Sciacca, dove sarà di scena il Cenciana. Terzo turno di prima categoria che mette in risultati alcuni scontri molto importanti ai fini della classifica. Un paio di derby agrigentini, tra i quali Libertas Castel Termine e Real Unione Città di Canicattì. Attesa siculiana per la trasferta di Caltanissetta, mentre il Cattolica Eraclea affronta tra le mura amiche il decimato Milena. Tre le squadre in vetta alla classifica, tutte agrigentine con 4 punti, le due compagini racalmutesi Libertas e Sporting e il Città di Canicattì. Infine parte il campionato di seconda categoria. Quest'anno, come d'altronde lo scorso anno, la Lega Risicola ha deciso di collocare le partecipanti società agrigentine di seconda categoria in due gironi, B ed L, fatto di 12 squadre ciascuno. Il nuovo girone L di seconda categoria vedrà ai nastri di partenza diverse società, molte delle quali appena ripescate dal campionato di terza, cioè Aitras di Campobello di Licata, Buterese, Chiaramontana di Mussomeli, Cittadinaro, Comunità Frontiera, Empedoclina, Ioppolo di Agrigento, Milocca di Milena e Nuova Villa Seta.
inoltre poi ci saranno Ravanusa, Santa Caterina, Villarmosa e Sutera. Il girone B invece sarà composto dalle seguenti società, di cui 7 sono agrigentine: Atletico e Raffadali, Castronovo, Città di Giuliana, Contessa Entellina, Polisportiva Gattopardo, Gymnasium, Life, Mezzoiuso, Nova Sancis, Palazzo Adriano, Sporting Club Sciacca, Virtus Bivona. Il campionato di seconda categoria parte appunto questa domenica con diversi derby agrigentini. Intorno alle 16 circa trasmetteremo lo speciale intervista a cura di Carmelo Lentini su Agragas Raffadali. Questa sera alle 20.30 l'ADAS Agrigento organizza l'evento Noi ti aspettiamo, tu che aspetti? Una serata straordinaria di donazioni di sangue dalle 20.30 a mezzanotte. Il fine è quello di sensibilizzare i giovani a questa delicata tematica. L'autoemoteca sosterrà in via Atenea nei pressi del Girasole Caffè. E domani l'Avis effettuerà una raccolta di sangue a Fontanelle nella parrocchia di San Nicola. I cittadini che vorranno donare con amore verso gli altri potranno effettuare la donazione possibilmente a digiugno dalle 8.30 alle 12. E con questa notizia si conclude la nostra informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. I nostri migliori saluti e vediamo le previsioni meteo. Al sud persiste il tempo stabile soleggiato con clima pressoché estivo. Segnaliamo solo velature diffuse, più spesse sulla Campania, ma senza alcuna precipitazione. Temperature in lieve ulteriore aumento, con massime fino oltre i 27 gradi, picchi diffusi intorno ai 30 gradi. Un saluto da Andrea Falcinelli, ilmeteo.it.